Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. È morto Giulio Andreotti, domani i funerali a Roma. Draghi, rischi, proteste estreme da disoccupazione. Cassazione, processi a Berlusconi restano a Milano. È morto Giulio Andreotti, il senatore a vita e 7 volte presidente del Consiglio, aveva 94 anni. Andreotti si è spento nella sua abitazione romana. Le esequie domani nel primo pomeriggio presso la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Draghi avverte, in alcuni paesi la disoccupazione ha raggiunto livelli che rischiano di innescare proteste estreme e distruttive. Secondo le previsioni Istat, nel 2013 la disoccupazione sarà all'11,9%, mentre nel 2014 il tasso potrebbe crescere fino al 12,3%. Restano a Milano i processi Mediaset e Ruby in cui è imputato Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Cassazione. Il processo per i diritti TV Mediaset riprenderà il prossimo 8 maggio, mentre l'udienza per la vicenda Ruby proseguirà in aula il 13 maggio. È indagato per diffamazione aggravata il giornalista che postò per primo un fotomontaggio che ritrae Laura Boldrini in una posa osè. Il provvedimento è del PM Luca Palamara, che svolge un'inchiesta sulle minacce subite dal Presidente della Camera. Tentata rapina a un portavalori a Marino, vicino Roma. Ferita gravemente una guardia giurata, raggiunta al viso da un colpo d'arma da fuoco. La guardia è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli. Arrestato uno dei rapinatori, l'altro è in fuga. Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter in Iran, vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Nella stessa zona, lo scorso 9 aprile, era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 6.1 che aveva provocato 37 morti. Il giudice sportivo ha inflitto 3 giornate di squalifica al centrocampista della Juventus Paul Pogba. Il giocatore è stato punito per aver sputato contro un calciatore avversario, il difensore Salvatore Aronica del Palermo.